Lunedì 15 febbraio 2016, sono circa le 5.30, 5.30 del pomeriggio e sono appena rientrato dal controllo che era previsto appunto dopo circa una settimana dall'intervento, controllo in cui appunto oltre a verificare che tutto sia andato bene, vengono anche rimosse, come avevo già preannunciato, le famose lenti protettive, lenti terapeutiche che mi accompagnavano ormai da 6 giorni, che avevo negli occhi ormai da 6 giorni, che stavano dando un po' di fastidio. Ammetto che ieri sera veramente le stavo sopportando poco, perché si stavano un po' veramente seccando e quindi ho dovuto usare molte goccine, molte dosi di gocce lacrime artificiali per umettarle. Stamattina ho ripreso la mia attività, diciamo, quasi normale, anche lavorativa, quindi sono stato al computer quasi tutta la mattina, ovviamente non proprio con attività intensa, guardando lo schermo tutta la mattina, e anche lì ho avuto bisogno spesso di umidificare gli occhi, però appunto il medico ha detto che era ovviamente normale, perché comunque delle lenti che sono negli occhi da 6 giorni perdono un po' la loro elasticità e l'occhio adesso aveva bisogno di respirare. Le ha tolte, ha detto che nel togliere avrei potuto avere per un quarto d'ora una sensazione di punzecchiamento dovuta al fatto che, insomma, l'epitelio nuovo neoformatosi sotto queste lenti veniva a contatto per la prima volta con l'aria e quindi doveva forse un po' assestarsi. Invece non ho avuto nessun tipo né di bruciore né di questa sensazione di punzecchiamento, tutto a posto. In effetti la visione è ancora più nitida, perché non c'è più il fastidio di queste lenti che si erano un po' seccate. C'è ancora un po' di appannamento ogni tanto, in alcuni casi c'è un po', visto con, adesso vabbè, pur essendoci ancora luce, però qualche macchina aveva i fari accesi tornando a casa e quindi alcuni fari avevano ancora questa sensazione di alone attorno alla luce, però ha detto che è normalissimo, che sarà così ancora per un po', però che effettivamente tutto è andato a posto e che posso riprendere la mia vita normale. Stando ovviamente un po' attento a, come al solito, alla luce troppo forte, alla polvere, ai liquidi e queste cose qua, a non strofinare gli occhi, perché l'epitelio che si è appena formato è molto fragile, è molto sottile, quindi anche una pressione potrebbe danneggiarlo, di non andare in piscina almeno ancora per una settimana o due, ho detto 15 giorni circa, dopodiché posso andare tranquillamente mettendo gli occhialini e stando attento appunto all'acqua. Basta, però bello, adesso sto effettivamente pian piano gustandomi i miei occhi nuovi senza nessun tipo di filtro, perché prima appunto avevo questa sensazione comunque di corpo estraneo, adesso sono liberi, hanno bisogno semplicemente di respirare un attimo. Proseguo ancora per oggi e domani con l'antibiotico 4 volte al giorno e da domani, oltre l'antibiotico, per circa un mese e mezzo dovrò mettere un collirio curativo che aiuta la guarigione dell'epitelio. Basta, questo è quanto, sono contento, è andato tutto bene. Mi sembra di averla, appunto, ho raccontato anche al medico, ha detto che sì, in effetti io sono stato uno tra i pazienti fortunati che non ha avuto particolari rotture di scatole, scocciature, dolori anche dovuti all'intervento, e dice che succede appunto che alcuni siano fortunati, altri un po' meno, a seconda della sensibilità del singolo individuo, e basta. Quindi adesso vi aggiornerò, ovviamente non subito, non giorno per giorno come ho fatto finora, ma magari più avanti per non so, eventuali novità. Ho il prossimo controllo fissato fra 3 settimane, è un mero controllo per appunto vedere che tutto stia proseguendo regolarmente. Ha detto che a distanza di circa un mese e mezzo, due, se la capacità di vedere è tornata veramente piena e nitida, posso anche chiedere alla motorizzazione civile l'appuntamento per rifare la patente e rifare la visita, in cui finalmente non avrò più l'indicazione obbligo di lenti. Quindi direi che ci siamo, bisogna aspettare un attimo, perché adesso effettivamente c'è ancora questa ogni tanto questo problema di aloni, di problema, diciamo, con la luce, e quindi potrei avere problemi alla visita. Magari sarei sfortunato che in quel momento non riesco a leggere una lettera per questo piccolo problema e il medico della motorizzazione non mi abilita, e quindi sarebbe una beffa. Quindi è meglio aspettare un attimo e poi fare tutto con calma. Basta, nel complesso comunque tutto molto bene, sono contento, vi aggiornerò appena avrò qualcosa di interessante da dirvi, e vi saluto con i miei occhi, eccoli.
liberi da ogni corpo estraneo e finalmente operati. Dai, grazie a chi ha seguito questo aggiornamento in questi giorni e che mi ha commentato, è stato simpatico. Spero che poi nel futuro questa mia esperienza torni utile ad altre persone che vogliono fare questo tipo di intervento agli occhi. Grazie, alla prossima.